Si sono conclusi ieri 27 agosto i mondiali di canoa velocità a Duisburg in Germania. L'equipaggio azzurro, composto da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, entrambi della GS della Polizia di Stato, ha qualificato la barca del C2 500 metri per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri, dopo aver dominato la batteria con 1:40 e 679, aver concluso al terzo posto la semifinale con 1 minuto 39 e 749 dietro alla Romania e alla Cecoslovacchia, hanno terminato poi la prima finale dopo una gara tiratissima al settimo posto al photo finish con il crono di 1 minuto 38 e 923. C2 500 abbiamo chiuso al settimo posto, i primi 8 qualificavano per l'Olimpiade, quindi abbiamo preso le due quote nazione, quindi l'Italia tornerà alle Olimpiadi in canadese dopo 8 anni e con il C2 dopo non lo so, tanti di più, quindi soddisfazione da quel punto di vista. Poi per come è stata la stagione, arrivare settimi al mondiale non era il nostro obiettivo, quindi c'è un po' di agrodolce in questo momento. Però dai, diciamo che la quota olimpica salva un po' tutto. Un risultato che lascia un po' di rammarico, ma che permette alle due promesse azzurre di agguantare la carta olimpica. Inoltre, Tacchini ha terminato al sesto posto la gara del C1 5000 metri, oltrepassando la linea del traguardo con il timer di 23 minuti 18 secondi e 0,77. Agata Fantini del GS Marina Militare ha chiuso al terzo posto la batteria del K1 500 metri con 1 minuto 53 e 758 dietro alla Danimarca e alla Spagna, e si è classificata in quarta posizione nella semifinale, stabilendo il suo record personale di 1 minuto 50 e 419 dietro alla Nuova Zelanda, Portogallo e Serbia. Poi in finale B ha chiuso al quinto posto con 1 minuto 51 e 547. Sono contenta, è un ottimo risultato, mi sono avvicinata molto comunque a una qualifica e l'ultimo periodo è stato un po' difficile, quindi sono doppiamente soddisfatta. In semifinale sono riuscita pure a fare il mio record personale, quindi così non potevo fare.